Il Signore ci dà l'energia perché lo serviamo con gioia. Anche il tempo libero, che offre una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercizi sportivi per il corpo, è cosa gradita a Dio. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente, rinvigoriti, recuperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci rende più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Preghiamo. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito. Aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra, favoriscano la serenità dell'anima, fa che tutti gli sportivi sperimentino nella letizia il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen, amen. E la benedizione di Dio Onnipotente su quanti saranno qui presenti e lavoreranno, da parte per tutti i ragazzi, i giovani, scenda la benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E auguri. Grazie. Vieni, avvicinati, Moreno. Moreno. Anche alla mascotte. Chi manca? Attento a tagliare bene. Gio. Dove sono gli avversari? Venite. Venite. Ma se dopo dobbiamo dare... Sì. Questo non funziona. Adesso funziona. Saluta tutti. Grande. Ciao a tutti. Alessandro. Giusto. Un investimento importante che connubio tra sport ma anche imprenditoria. Sì, è un piccolo sogno che si realizza, quello della proprietà Ice Dream, una società con sede a Trento che ha voluto investire qui a Lucera con un piccolo gioiellino, una piccola bomboniera. Questo è un campo da padel di ultima generazione che però ha al suo interno anche un lunch bar particolarmente accogliente, fatto, curato nei minimi dettagli, nei minimi particolari, che accoglierà anche i non sportivi, quindi per chi è appassionato di padel, questo gioco oramai che sta spopolando in Italia, potrà venire a giocare, ma noi siamo qui ad aspettare anche chi invece vorrà semplicemente godersi un aperitivo, una colazione un po' particolare, un momento di relax nel nostro terrazzo panoramico. Saremo aperti tutti i giorni dell'anno, quindi a vostra disposizione anche nel periodo invernale, e poi ci saranno le varie attività legate al padel, con le lezioni partiranno dai più piccoli, avremo un open day domenica, fino a anche le signore, aspettiamo le signore a giocare su questo campo, nient'altro. È uno sport che unisce un po' tutto il paese, perché dal nord al sud ormai è lo sport del momento. Sì, per questo la proprietà ha cercato di creare proprio qui a Lucera questo campo, perché è l'innovazione. Sicuramente non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, perché il centro sportivo Padel Dream si arricchirà molto presto di altre strutture che al momento non vi sveliamo, però che sappiate sono già in cantiere e che inaugureremo presto.
Quali sono le particolarità di questo impianto e soprattutto come è possibile cercarvi, trovarvi? Allora, tra le particolarità, vabbè, come dicevo prima, già è un impianto di ultima generazione della Gym Padel, ha come caratteristica tecnica anche quella di avere un servizio di ripresa e streaming in diretta delle partite, cioè i giocatori potranno riprendersi, rivedersi, mandare le proprie partite in streaming in diretta sui propri canali social, mantenere le registrazioni, quindi anche conservarle per godersi la propria giocata e per valutare le proprie giocate. E quindi questa è un'innovazione tecnologica alla quale si affianca quella delle prenotazioni con un sistema con app che potete scaricare sia su Android che su Apple Store cercando Padel Dream, l'applicazione Padel Dream, e sul sito internet www.padeldream.it, mentre il lunch bar è ricevibile a www.dreamlunch.it. Il padel ormai è una realtà dappertutto, anche qui un impianto, una cosa importante? Assolutamente sì, il padel sta prendendo piede, è uno sport divertente, di aggregazione. Io sto aprendo 7 campi annuali vicino a Venezia e quindi anch'io sto investendo, è lo sport del futuro. 4 persone che vogliono divertirsi e che non hanno ancora la praticità comunque iniziano a divertirsi già dalla prima volta, e questo è un pochino il segreto del padel. Poi c'è stata l'inaugurazione, c'è stato il prete che ha detto, se è sbagliato perfino lui, ha detto nel nome del padel al posto di dire nel nome del padel, però sto scherzando ovviamente, però sta prendendo veramente tutti. Oltre a Moreno Morello, chi temi? Ma oggi? In generale? No, in generale Moreno non lo temo perché siamo spesso compagni, però gioco tanto con ex giocatori, Candelà, Marcolin, Totti, ci sono tanti ex giocatori che a Di Biagio, a Roma giochiamo tanto, e Fiore, Gianni Cheda, insomma, e poi loro sono tosti perché fisicamente stanno molto bene, quindi bisogna stare, come si dice, sul pezzo, allenati, se no trovi duro. Questa sera cosa vedremo? Questa sera vedremo una coppia non inedita, Ghione e Morello contro non lo so chi, mi hanno detto un commercialista e che ha detto che insomma più punti farà più mi aiuterà a pagare meno l'IVA quest'anno. Ghione dice che è più forte. Allora, Ghione è più forte, però lui è andato a fare anche delle clinique del padel in Spagna, non so se ve l'ha detto. È andato in Spagna, in alcune clinique, dove, hai capito, per 5 giorni ti aggiustano tutti i colpi. Quindi ormai è un professore, è tornato qui a predicare il padel spagnolo. Dal Veneto alla Puglia, a Lucera, vediamo la differenza? Non lo so, adesso devo vedere il livello dei giocatori pugliesi. Tra l'altro mi hanno detto che giocherà un notaio e un commercialista, quindi sicuramente ci sarà rispetto delle regole, i punti saranno tenuti rigorosamente dal commercialista, sarà una partita estremamente interessante secondo me. E Veronica. Questo non sarà solo uno spazio dedicato allo sport e al paddle, ma sarà anche un'area per dalla mattina alla sera per dedicarvi ai vostri momenti di relax. Ovviamente, come in tutte le inaugurazioni che si rispettino, non potevano mancare degli ospiti speciali. Questa sera io ho l'onore, e anche sono anche un po' imbarazzata, devo dire, guardali come si scaldano. Morè, sei un professionista, davvero, davvero professionista. Per questo grande evento abbiamo deciso di ospitare qui con noi direttamente da Striscia la Notizia gli inviati Moreno Morello e Jimmy Ghione. Posso sentire un applauso, per favore? Grazie! Oh.
dobbiamo incitare i nostri giocatori che sfideranno per inaugurare degnamente questo campo il